Leo, andiamo a comparar. E un caro grande saluto a tutti gli amici di Sala Giochi 1980. Sono Alex e dopo la pausa estiva torniamo appunto ai nostri ormai famosi Let's Compare. Oggi puntata numero 18, per la puntata numero 18 appunto l'ho scelto perché l'ho fatto io personalmente, praticamente il buon Bomb Jack, che è un mostro sacro appunto dell'era arcade da sala giochi. Insomma, è un gioco sviluppato da Tekan nel 1984 appunto per il mercato arcade, che poi è stato convertito per tante altre piattaforme. Eccola qua la versione da sala giochi. Allora, Bomb Jack è un platform a schema fisso dove noi controlliamo il buon Jack, appunto, che è questo, vedete, che deve disinnescare tutte ste cazzi con le bombe che sono in vari livelli, insomma in molti livelli. Allora, praticamente c'è da dire che l'approccio principale al gioco può essere di due modi: o te pigli tutte le bombe quindi e finisci i livelli velocemente, oppure provi a fare dei bei punteggi, insomma, a chi infatti vedete. Ma ammazzate, io adesso ho registrato praticamente diverse versioni, non tutte quelle che sono uscite, perché lo dico sempre appunto, e stasera ne ho registrate per l'esattezza 8, poi vedete anche nella descrizione del video, insomma ve le spiego tutte. Allora, eccole qua, BP, insomma ci sono bonus da prendere, ci sono dei power up, vedete, you have gotten 22 fire bombs. Praticamente funziona in questo modo: se decidi di fare dei bei punteggi bisogna che prendi le bombe, vedete, l'unica bomba che c'ha la miccia accesa praticamente è una, e tu le devi prendere in fila a seconda di come lui te le mette, vedete. Adesso dovrei andare su in alto, per esempio, prendere quella, vedete, e prenderle tutte in fila. Se le prendi in fila, questa è la P, scusate, intanto io mentre gioco ve lo spiego, questa è la P, che è appunto la P sarà di power, credo, insomma, che ti dà l'invincibilità. Allora, vedete, in questo caso ho preso quante bombe in fila? Tutte 23 le bombe, infatti ho preso un bonus di 50.000 punti. Poi se ne pigli 22 sono 30, se ne pigli 21 20, e se ne pigli 20 10.000 di bonus. Oppure il secondo approccio è quando te praticamente vuoi fare più livelli possibile, quindi non stai attento alla sequenza, insomma, per pigliare i bonus, perché vedete, non è semplice seguire lo schema che ti dà il gioco, anche perché chiaramente da buon bastardi, insomma, per farti fare i punteggi alti non è che ti metti a remombe, vedete, tipo qua devi fare un po' di slalom tra i vari nemici. Allora, versione arcade, questa versione da sala giochi è da attribuirsi appunto a Mikitaka Tsuruta, praticamente, che è il supervisore responsabile, già, anzi non il supervisore, è stato il responsabile di altri giochi tipo Guzzler, Salomon's Keys, insomma diversi grandi capolavori che sotto la supervisione, ecco perché ho detto supervisore perché mi sono sbagliato, siccome me le scrivo le cose, dopo quando vado a rielaborarle mi sbaglio, sotto la supervisione appunto di Kazuyoshi Ueda, praticamente, che era già quello che aveva fatto altri coin-op grandissimi tipo Ladybug, tipo Mr. Do, insomma, hanno sviluppato questo gioco, l'idea è stata sua e poi è stato sviluppato appunto sotto la supervisione di quest'ultimo. Allora, il gioco, come ho detto, si presta a molti punteggi, perché praticamente ha molti punteggi alti, insomma, e era stato oggetto quindi di varie sfide e record nel corso degli anni. Allora, come abbiamo detto, versione arcade, non ho detto le lettere, eccolo qua. Intanto facciamo il game over per quanto riguarda la versione arcade, ho registrato 3 minuti e andiamo a fare la seconda, cambiamo completamente il registro, perché veramente è un gioco, una versione bruttina. Eccola qua, per Amstrad CPC, che è uscita nel 1986 a marchio Elite. Allora, vedete qua, si è cambiato radicalmente grafica, si è cambiato radicalmente che non c'era musica, c'è sta sti effetti, insomma la musica, non c'è sta sti effetti sonori che abbastanza fastidiosi. Giocabilità quasi inesistente, insomma è più legnoso, come non so, una scrivania di quale legno è, non so, de cedro, de nanoge, insomma legnosissimo, quindi difficile da giocare. Una conversione non fatta coi piedi, perché come sempre dico, all'epoca insomma
erano comunque tutti grandi programmatori, secondo me, perché mettevano mani appunto con risorse praticamente molto limitate, con hardware molto limitati, però comunque riuscivano a fare qualche volta, non è questo caso, insomma, dei bei giochilli, chiamiamoli così, perché non gli si può di giochi, perché qualcuno veramente fa schifo. Allora, vediamo un po', intanto nel frattempo ho ammazzato un'altra volta. Passiamo oltre, vedete qua ho fatto dei tagli in modo da farvi vedere il più possibile. Eccole qua, le lettere, ho detto. Adesso io parlo chiaramente per la versione arcade da sala giochi. Praticamente ci sono dei bonus, che sono la P che danno appunto la, e che poi magnate tutti gli nemici, insomma, e non te ammazza ni giù, la P di power, credo che sarà. E poi ci sono altre lettere. C'è per esempio la B, che ti dà 1000 punti bonus e aumenta, nella versione arcade qua infatti non la vedo, aumenta il moltiplicatore, il numeretto su in alto, insomma, che moltiplica tutti i punti che fai. Poi c'è la E, che è molto, un po' più rara, insomma, da prendere, la E, che è quella che regala praticamente una vita extra più 1000 punti. Ultima è la lettera S, che come succede ai flipper ti dà praticamente un credito bonus, mai si è vista. Nel frattempo passiamo alla versione per C16 Plus 4, sempre di Elite del 1986. Eccola qua la versione per il predecessore, chiamiamolo così, del Commodore 64, appunto, che il Commodore 16 è stato, o almeno predecessore, nel senso che è uscito prima, perché non lo so se sia uscito prima o dopo, sinceramente, però questo lo voglio controllare, adesso non lo dico qui come cazzata. Comunque diciamo che a livello di potenza c'aveva una potenza inferiore al mitico biscottone, al mitico Commodore 64. Allora, qua una versione che tutto sommato, adesso mettetemi in croce subito, dirò sta cosa, tutto sommato si lasciava tranquillamente giocare, vedete, insomma, io adesso ho fatto qua, sono morto immediatamente sul secondo, non so, forse primo o secondo livello, e ricominciamo, vediamo un po', insomma, se gliela facciamo a fare qualcosa in più. Non so se quello avevo registrato l'attract mode o giocavo io, qua in questo caso però sto giocando io, stavo, perché adesso l'avevo registrato. Infatti appena ho cominciato a giocare io mi ammazzavo, in men che non si dica, in 30 secondi praticamente, in 30 secondi ma subito tolto dall'impaccio, insomma, mi ha detto te adè mori e non te ne fa manco un problema, insomma, perché è così e basta. Allora, versione appunto di Elite del 1986 per il Commodore 16. Qua nel frattempo non so, ma ammazzato un'altra volta, ho registrato 7 partite per farvi vedere 2 livelli, vedete. Ah, ecco una cosa che adesso vedo, la sfinge, non mi ricordavo, insomma, ci sono praticamente diversi sfondi, gli sfondi che si ripetono nei livelli, almeno per quanto riguarda, insomma, arrivare fino al livello numero, se non mi sbaglio, 18esimo, poi al 19esimo cambia, però fino al 18esimo praticamente si ripetono gli sfondi che sono nel gioco, che sono appunto la Sfinge dell'Egitto, l'Acropoli in Grecia, il castello bavarese che si chiama, io non so manco pronunciarlo, Nukesweigdein, una cosa del genere, poi c'è sta uno sfondo di grattacieli in città e poi uno sfondo di una città notturna. Questi si ripetono a ciclo continuo fino al livello 18. Al 19esimo invece c'è un livello predefinito che poi rimane, però praticamente cambiano gli sfondi nei livelli, ma invece per quanto riguarda le piattaforme dove devi salire sono sempre diverse. Eccola qua, passiamo un'altra versione sempre a 8 bit, versione sempre di Elite del 1986 a copyright Tekan, e è la versione appunto per lo ZX Spectrum, il piccolino di casa Sinclair. E qua diciamo con il solito schema, il solito modo, insomma, di fare dello Spectrum, praticamente si lascia una grafica più colori per andare in una grafica, chiamiamola quasi monocromatica, 4 colori, questo è giallo, bianco, verde, credo che sia, e ciano, boh, una cosa del genere, insomma, sono 4 colori. Adesso non voglio, dico come sempre, stronzate, cazzate, perché dopo la gente mi smentisce sempre immediatamente appena le dico, e quindi ecco, questa comunque, ragazzi, è la versione Spectrum, una versione tutto sommato che adesso io non dico bella, però comunque sì, all'epoca se ce l'avevi l'abbiamo giocata, io non dico di no, perché non credo di averla giocata all'epoca sullo Spectrum questa, però ho giocato, insomma, altre versioni tipo quella del Commodore 64 eccetera eccetera, che poi andremo a vedere un po' più avanti. Allora, nel frattempo, eccoli qua, siamo sempre, vedete, c'è la stessa cosa, ci sono le P da prendere, poi ci sono le varie lettere che danno un bonus, una vita, eccetera eccetera, come ho spiegato poc'anzi.
sì, anche era qua su. Ah, eccole qua. Vedete, però le bombe su questo sfondo un po' così comincia a essere un po' problematico, diciamo, a chiapparle, a vederle, perché vedete qua ancora tanto via. Quando invece avete visto che stavo prima sul livello prima sul castello, praticamente ci sono parecchi pezzi dello sfondo, del backdrop, chiamiamolo così, background, non so come si dice la parola giusta, penso backdrop che sia sfondo, che sono neri e quindi è difficile. Tipo qua faccio un po' chiappare Valeri, vedi, ho saltato a caso, vediamo se gliela famo a fare sto livello. Grande, grande, grande. Oh, chi praticamente la città all'oscuro, che si vede solo sullo sfondo i vari, le varie luci che illuminano la città, praticamente sarà impossibile da finire, perché vedete tutto nero sullo sfondo e non si vede praticamente niente. Quando cominci poi il color clash, casini vari, cazzi, diavoli, bestie, chi ne più ne ha più ne metta, praticamente cominciava a essere un po' problematico. Io direi che qua avevo registrato abbastanza, passiamo a pie pari, diciamo, saltiamo a pie pari, perché la versione per Spectrum l'abbiamo vista adesso in questo istante. Andiamo a fare la numero 6, che è la numero 5, scusate, che è per il Commodore 64, sempre a marchio Elite del 1986, copyright per quanto riguarda è sempre Tecam. Allora, eccolo qua, altro gioco che secondo me, cioè, praticamente è, diciamo, per certi aspetti è abbastanza simile anche a quello del Commodore 16, già chiaramente del Plus 4, Commodore 16, come volete, c'ha chiaramente una giocabilità molto più immediata, diciamo, dell'altro, e in più, eccoci qua, m'ha ammazzato, e in più ci sono tutti quanti i colori, insomma, non vi dico originali, però un po' meglio, la palette dei colori utilizzata è un po' leggermente migliore, insomma, rispetto a quella che è stata del Commodore 16. Però anche in questo caso non posso gridare, vedete qua è tornato per uno, qua giù in fondo a destra, perché quando prendi questa famosa lettera B, praticamente eccola qua, vedete adesso se gliela fa alla PIA, non mi ricordo se l'avevo presa, allora B, tac, non me l'ha aumentato il power. Allora si vede che nella versione Commodore 64 la B non aumenta il moltiplicatore. Sono stato completamente, immediatamente smentito, ma nella versione arcade praticamente sì. Allora si vede che qua c'è un'altra lettera che fa aumentare il moltiplicatore di punti, non lo so. Comunque non è questo il problema, insomma, era più che altro finire sto livello senza incazzarsi. Però come vedete è praticamente impossibile passare di là, perché come arrivi di là te mazza e non c'hai modo di andare avanti. Allora, vediamo un po', qua avevo lasciato e passiamo alla versione, questa volta ci ho preso il numero 6, appunto, per la ST, cominciamo a parlare di una versione utilizzata dalla musica, utilizzata dalla musica, una versione a 16 bit, che come spesso, molto spesso accade, praticamente è un copia e incolla, ma non è sempre così, perché però nella maggior parte dei capi sono delle versioni molto simili, appunto, tra ST, tra Atari ST e Commodore Amiga, che vedremo un po' più avanti, insomma, quella per Commodore Amiga. Allora, eccola qua, la versione per Atari ST. Adesso qua non so quello che stavo combinando, stavo cercando di capire come funzionava i tasti, però mi sa che sto facendo un casino, infatti mi ha ammazzato subito. Diciamo, si comincia a parlare di una grafica molto più vicina all'arcade e al coin-op, anche se poi così non è, perché, diciamo, insomma, quella del coin-op è molto molto più definita, molto più bella rispetto a questa. E non ho capito qua sull'Atari ST come cazzo si fa a rimanere su, praticamente quando vai di là, ecco, no, però c'è invece nella versione, nelle altre versioni c'è il tasto che rimane quasi sospeso, invece su questa non ero molto in forma io, oppure non so come cazzo si faceva quando l'ho registrata. Allora, vediamo un po' se eravamo a finire almeno un livello per farvi vedere quello che c'è dopo, insomma, e andare a fare un altro poi versione, ma no, almeno a finire questo gliel'abbiamo fatta. Grande, no, è di là, c'ho dei problemi seri a saltare dall'altra parte, mi sa che stavolta io ce la sorebbene, eccherò, no, è andata benissimo, dai, anche in questo caso c'è da pigliare i buoni bombi in fila, non ci sono riuscito, però quello è un altro parte maniche, perché in questo, in questa sede, insomma, non è importante, va, oh, insomma, ammazzavo subito, fa vedere quanto so bravo, ma è importante far vedere il gioco. Quindi Atari ST, potremmo pure la stacchice, fa pure rima, passiamo appunto a quella per Amiga, sempre di Elite del 1988, quella prima anche, scusate, era di Elite 1988, l'ho detto, dell'Atari ST. Vedete, è molto simile a quella che abbiamo
abbiamo già visto poc'anzi, qualche minuto fa, appunto per quanto riguarda l'Atari ST. Infatti, come vi dico, spesso le conversioni erano l'una e copia e incolla dell'altra. Insomma, giudicate da soli se ho ragione oppure torto. Vedete, infatti, molto molto simile, però qua in questo caso c'è una manovrabilità molto più immediata, chiamiamola così. Adesso sicuramente appena l'ho detto mi ammazza, però quello è un altro par di maniche. Paio di maniche, par de maniche, è proprio dialetto, però è anche carino, no? Allora, vediamo un po', qua c'è la P da prendere appunto per poter andare a magnarci tutti quanti i nostri nemici. Qua, ecco, qua volevo fare lo sciolto, vedete, volevo pigliare, con mi fila. Sicuramente mi ci va a ammazzare, levarmi 7-8 vite, però diciamo che il bello di questo gioco è anche questa cosa, insomma, di fare una partita la facciamo a niente, una partita la facciamo solo a scopo, insomma, di finire più livelli possibile, un'altra si fa per fare dei buoni punteggi. Eccola qua la B. Allora, ecco, infatti ho preso 22 bonus, praticamente ho preso 22 bombe e ho preso appunto il bonus, vedete appunto come si fa per fare il record. Vedete, adesso quella accesa è lassù, te vai su, la prendi in fila, come dico sempre io, la tocco piano e poi e vedete, però allora il discorso è che la CPU, insomma, ci ha messo del suo, perché quando te provi a fare un discorso del genere, tipo che voglio fare un bel record, allora devo prenderle in fila. Per pigliarle in fila devi andare a niente, dietro a quello che la CPU, insomma, architettava, insomma, per fartene prendere, chiaramente non te le metteva nella maniera più semplice, anzi spesso te le metteva nella maniera più complicata. Qua non si è capito perché ne ho registrato un altro, dai, ve lo faccio vedere un altro minutino volante, non so perché ho registrato due volte, forse perché la partita era finita così in maniera abbastanza veloce. Facciamo un altro minutino, giusto perché la versione Amiga, insomma, mi interessa in particolare perché è un home computer molto molto amato, insomma, dagli amici di Sala Giochi 1980, ma più, molto amato, insomma, da tutta la il popolo del retro gaming, come si può chiamare, il popolo dei giocatori, dei retro giocatori, dai, chiamiamoli così in italiano. Siamo retro giocatori, non significa che giochiamo col culo, ma giochiamo praticamente quei giochi che hanno fatto storia, insomma, quei giochi non più attuali. Allora, scusatemi per questa bassezza enorme che ho detto, però anche questa, insomma, passatemela qualche volta, a me mi piace di qualche stronzata, insomma. Eccolo qua, eccolo qua. Dai, qua avevo registrato, mi sa che avevo fatto, forse non c'ho più vite, forse quando mi ha ammazzato avevo smesso, quando ho perso la vita. Qua prendiamo lettere P, lettere B. Come avete visto, la lettera E, che è la vita, la lettera S, non so se c'è nella versione Amiga, ma nella versione della sala giochi c'è, sono molto molto rare, infatti non si è viste mai ancora in 6 versioni che abbiamo fatto, in 7 con questa. Direi che ci siamo abbastanza rotti le scatole. Quanto avrò durato? Forse qua volevo far vedere, insomma, che ero bravissimo. Ah, oh, chi, ragazzi, è slalom gigante tra i nemici. Ho fatto veramente dei numeri enormi, insomma, per riuscire a finire sto livello. Forse gliela facevo pure, sì, l'ultima parola, le famose, gliel'avevo fatta, almeno vediamo il terzo, perché nella precedente partita avevo fatto schifo lo stesso, però non l'avevamo vista. Eccolo qua, il castello, che non ve lo dico manco, perché tanto, come ho detto prima, non gliela fo manco a pronunciarlo, si chiama il castello bavarese di Neuschwanstein, una cosa del genere, che io non so proprio di, perché diciamo che il tedesco non è proprio, o l'austriaco, insomma, il tedesco, il lingue così, non sono proprio lingue mie personali. Diciamo che io l'italiano manco tanto, e poi un po' di inglese, perché chiaramente l'ho fatto sia alle superiori che alle medie, che anche un po' all'università. Passiamo all'ultima versione, basta, mi sono stufato, chiudemmo tutto, taglio. Ultima versione, quella per Game Boy, una versione di Infogrames del 1992, per il piccolino, per il portatilino, anzi, di casa Nintendo. Ah, sempre, come non ve l'ho detto, mi raccomando, alla fine di questa versione pure ci saranno l'ultima versione, che è questa, in questo caso ci saranno le mie ormai famosissime pagelle, quindi per sapere proprio precisamente quello che ne penso di ogni gioco, di ogni versione, bisogna che aspettate e vi vedete, insomma, ste pagelle. Eccola qua, la versione di Bomb Jack, appunto per il Game Boy. Siamo ancora ai Let's Compare di Sala Giochi 1980, per la puntata numero 18, appunto, vedete, per il Bomb Jack. Eccolo qua, qua hanno messo tutto nella schermata, nella piccolissima, chiamiamola così, schermata del Game Boy, ma che ci ha regalato tanti 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 bei momenti, insomma, grandi soddisfazioni all'epoca, chi ce l'ha avuto comunque se l'ha non goduto di più, stragoduto.
Vediamo un po', allora, facciamo, eccola qua, la E, che ho detto prima, la E non ha da manco 7B in colpo, infatti appena la prima volta che è successo che l'ha data, io chiaramente l'ho fatta sfuggire perché sono andato a chiudere il livello. Allora, qua la B, ah, qua invece cambia, la B, vedete, le lettere queste qua non tutte sono praticamente... che cadono, diciamo per forza di gravità, ma in questo caso è come quella appunto per prendere, niente, mi ha ammazzato, per prendere il power, praticamente la pillola, chiamiamola così, la pillola che prendeva Pac-Man, in questo caso la P è la pillola, questa è la pillola che piglia Pac-Man, insomma, che non ti può più ammazzare nessuno. In questo caso io sto morendo da una orta, dai, fammi finire questo, sto morendo continuamente. Mi è rimasta una vita, quindi penso che avrò registrato un altri 20 secondi, 30 secondi finché non moro. Quando sarò morto, praticamente passiamo, no, non passiamo, finiamo, perché questa era l'ultima versione. Quindi diciamo che ve potrei anche cominciare a salutare. Allora, questo è Let's Compare numero 18 di Bomb Jack. Questa sera abbiamo parlato, abbiamo fatto 8 versioni: Arcade, Amstrad, CPC, C16 Plus 4, ZX Spectrum, Commodore 64, Atari ST, Amiga e questa che è per Game Boy. Vi invito a rimanere qui, a non andare via, perché adesso ci saranno le mie ormai famosissime, leggendarie, chiamiamole così, pagelle, che vanno insomma a spulciare quello che penso, che ne penso io personalmente di ogni titolo che abbiamo visto, di ogni versione. Io sono Alex e questi sono i Let's Compare di Sala Giochi 1980. Come sempre dico, ragazzi, è stato non un grande ma un grandissimo piacere, e adesso andate a vedere le mie pagelle. Ciao! Andiamo a comparar.